fare un sopralluogo, un grande disagio da parte degli operatori dell'aeroporto di Fiumicino, perché vede, al di là dell'ENAC, al di là di ADR, al di là del governo nazionale, della regione, del comune, lì ci sono persone che hanno dovuto contrastare un'onda di gente che non sapeva più cosa fare. Hanno dovuto sulle loro spalle, malgrado non avessero alcuna garanzia e non sapessero cosa fare, hanno dovuto resistere loro per prevenire e si sono fatti carico loro di una situazione che a loro non competeva. Questi lavoratori, questo personale dell'aeroporto che andrebbe premiato, purtroppo, invece viene ulteriormente penalizzato. Ecco, io sono preoccupata anche da questo punto di vista, Ministro, e spero che il piano occupazionale dell'aeroporto non produca danni, e spero che tutti i lavoratori che sono stati coinvolti da questa situazione, dall'inefficienza delle istituzioni locali e del governo nazionale, non ne debbano pagare le conseguenze, così come hanno fatto tanti turisti che, arrivando nella nostra capitale, si sono trovati di fronte a una situazione, devo dire, assolutamente paradossale. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Fitzgerald. Prego. Grazie Presidente, ringrazio il signor Ministro per l'informativa. Sono passati 50 giorni dal rogo del Terminal 3, posto in seguito sotto sequestro dalla Procura di Civitavecchia, il 26 maggio, a causa della totale inosservanza da parte dei datori di lavoro delle disposizioni previste dalla legge a tutela della salute dei lavoratori. Accogliamo quindi come una liberazione la decisione dell'ENAC di riaprire il molo, assicurando il rientro alla normale funzionalità dello scalo romano già nei prossimi giorni, pur continuando a monitorare la qualità dell'aria di Fiumicino in modo permanente. In questa vicenda, però, che ha creato notevoli disservizi, soprattutto dopo la decisione di ridurre i voli del 60%, nonostante il piano d'emergenza adottato per cercare di limitare i disagi per i passeggeri, più di qualcosa non ha funzionato. Innanzitutto nella catena delle competenze, nello stabilire con certezza la situazione ambientale e sanitaria dell'area interessata. C'è stata, da quanto si è potuto apprendere dalle cronache, una sorta di scaricabarile rispetto alla certificazione di agibilità dell'area. Eppure dopo l'incendio vi era stata una risposta adeguata da parte della società che gestisce lo scalo romano per attenuare i disagi per i passeggeri, convogliando i flussi del Terminal 3 nella parte non toccata dal rogo, finché non è intervenuta la Procura di Civitavecchia che chiuse il molo in via precauzionale anche a seguito dei risultati delle analisi effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente ed inviate all'Istituto Superiore di Sanità che avevano rilevato la presenza nell'area sequestrata di sostanze tossiche in quantità rilevanti. Poiché l'unica autorità riconosciuta dalla Procura è l'ASL, che non fornì la certificazione completa di salubrità dell'aria, la situazione si è andata via via avvitando fino a giungere, dopo un lasso di tempo forse non giustificato, all'epilogo odierno annunciato dal Presidente dell'ENAC. Certo, la chiusura del molo D ha comportato una riduzione della capacità operativa dello scalo romano proprio nel periodo di maggiore concentrazione di traffico, andando ad incidere su una stagione turistica che già presenta per tutto il settore grandi incertezze. Secondo l'Associazione delle linee aeree, in aggiunta alle spese sostenute per l'assistenza resa sia ai passeggeri presentatisi a Fiumicino che a quelli bloccati da ritardi e cancellazioni nei vari scali del mondo, oltre alle numerose rinunce e quindi mancate vendite di biglietti, si stima finora una perdita di oltre 1 milione di passeggeri. Ma è vero anche che in queste situazioni è necessario innanzitutto tutelare la salute di quanti gravitano nello scalo. Dal 7 maggio sono state 150 le persone costrette alle cure mediche, come hanno confermato le stesse organizzazioni sindacali davanti alla Commissione sugli infortuni sul lavoro del Senato, che ha deciso di aprire un fascicolo dedicato proprio ai rischi sulla salute all'aeroporto di Fiumicino. Ricordo che il recente dissequestro del molo da parte della Procura di Civitavecchia è stato deciso solo a seguito dell'annuncio dei risultati delle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità lo scorso 16 giugno, che hanno confermato una minore concentrazione di inquinanti rispetto alle prime rilevazioni.
In questo contesto, credo che sia doveroso da parte di tutti ringraziare i lavoratori dell'aeroporto per lo spirito di sacrificio che hanno mostrato mandando avanti la struttura, nonostante non vi fosse ancora un quadro chiaro sulla salubrità dell'ambiente di lavoro. Vi dovrà essere un monitoraggio costante dell'ambiente per verificare l'andamento ed informare in modo chiaro ed evidente i lavoratori sulle condizioni di salubrità del loro luogo di lavoro, anche se ci troviamo sotto la soglia di rischio. Credo sia un'attenzione dovuta come debito di riconoscenza per quello spirito di sacrificio di cui quasi nessuno parla, ma del quale dobbiamo essere orgogliosi come Paese. Ci auguriamo, e mi auguro anche a nome di tutti gli italiani all'estero che torneranno in patria, in considerazione dell'alta stagione e in vista del prossimo giubileo che porterà ancora una volta Roma e l'Italia al centro dell'attenzione mondiale, che la situazione si avvii alla normalità con la massima velocità e che siano studiate procedure e protocolli più rapidi e semplici per far fronte a queste situazioni nella prospettiva della sfida che attende la nostra capitale, che è sicuramente la più bella del mondo. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Rampelli. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi deputati, Ministro Del Rio. Siamo un po' così basiti nel constatare comunque che un evento sicuramente inaspettato, ma che doveva essere ampiamente prevedibile, sia stato affrontato dalle autorità competenti con questo livello di approssimazione. Abbiamo ascoltato e cercherò di evitare ripetizioni, la conta dei giorni trascorsi, le fasi convulse subito successive alla deflagrazione dell'incendio, quello che sarà a seconda delle indagini della magistratura. Abbiamo ascoltato le lamentele dei sindacati relativamente al trattamento del personale, la ricostruzione di tutto ciò che di negativo è accaduto rispetto